Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. FAM Batterie Mendola. Accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Amici del Pallino Blu, ben trovati da Stefania Ceccarelli. Ci troviamo al Palazzetto dello Sport di Cervia, dove staremo per assistere a breve alle semifinali e alle finali del campionato nazionale a squadre, dove sono rimaste in lista quattro squadre: NG Biliardi Cervia, Nautico Cattolica, Ravenna e Macerata. Il mese del biliardo è giunto praticamente al termine, abbiamo rimasto una puntata da farvi vedere e la prossima puntata sarà improntata sulla finale della Stella di Romagna. In questo penultimo giorno del mese del biliardo le competizioni sono molteplici, abbiamo già avuto la conclusione del campionato nazionale a coppie lui e lei, campionato italiano, con la vittoria di Valerio Bersani e Claudia Galluzzi, abbiamo avuto la finale della Goriziana, della Stella, vinta dall'Iberio Montaletto in finale sul Leon d'Oro Molinella, e poi avremo in conclusione di serata campionato romagnolo di Serie A2 e di Serie B. Ma adesso, per quanto riguarda la Stella di Romagna, che è la competizione clou, dobbiamo annunciarvi che vi manderemo la prossima settimana in onda la puntata finale. Non avrà come protagonisti i più attesi, il Mana Caffè Bocciopera, che aveva perso, diciamo, nei turni preliminari, e poi nelle ultime due partite in semifinale ha lasciato il campo sia il Buscecchio Forlì, sconfitto dal Bibizò Caffè Villanova, e poi sorpresona delle sorpresone, l'Arci Mandriole, che ha perso dal Taverna Verde Forlì. Quindi finale inedita, Taverna Verde Forlì contro Bibizò Caffè Villanova, a disposizione dalla prossima puntata. I campioni romagnoli a coppie di seconda categoria, quasi dei prima categoria, perché Bruno Lusa ha sicuramente una carriera già alle spalle molto lusinghiera, e suo figlio Matteo Lusa ha i numeri per diventare a presto uno dei migliori giocatori d'Italia. Ma adesso parliamo di questo successo, un successo che ripaga una grandissima stagione e anche una famiglia che sul biliardo comincia a lasciare il segno. Bruno. Sì, in effetti sono felicissimo. Quando Mattia me l'ha proposto di venire a fare questa gara qui, sono stato veramente molto, molto orgoglioso di questa proposta. Sono contento perché con questa vittoria qui vogliamo dimostrare che anche i figli possono giocare anche con i genitori, esserci un'armonia e continuare lo sport del biliardo, che è veramente uno sport di passione e serietà. Dopo queste bellissime parole, vediamo cosa ti ha trasmesso il papà per imparare bene questa pratica sportiva, e poi se c'è anche qualcun altro che mi sembra sia richiamato questo foglio, che ha una parte importante della vostra carriera biliardistica. No, diciamo che mio padre mi ha trasmesso molto il gioco del biliardo. Sono 4 anni che ho cominciato a giocare, il suo allenatore, che è Ghirotti, che l'hanno operato quest'anno, quindi lo dedichiamo a lui la vittoria. Ci ha insegnato, ha avuto pazienza alla sua età, e diciamo che è riuscito a farci fare questa impresa, che l'anno scorso ci eravamo andati molto vicino e quest'anno siamo riusciti a portarla a casa. Una grande affermazione dedicata ad un insegnante non più giovanissimo, dietro alle mie spalle, Bruno, poi glielo chiederò, 86 anni, tu invece quanti anni hai? Io 28. Quindi una carriera che si apre dopo questo grande successo, in soli 4 anni hai raggiunto già un bellissimo risultato, diciamo, sul campo, e anche stai giocando ad un ottimo livello. Diciamo che c'è stata tanta gente che ci ha creduto in me, e quest'anno, andando a giocare anche in A2, sicuramente ho imparato tanto, e diciamo che speriamo che di continuare sempre più forte di adesso.
Allora, l'ultima battuta, Bruno, questo Ghirotti ricordato 86enne, qualcosa ha detto già tuo figlio, vuoi aggiungere qualcosa di più importante? Io l'unica cosa che posso aggiungere, ma dal più profondo del mio cuore, è veramente quello che è scritto in quel foglio. Grazie Babbo Ghirotti, grazie. Da Genova, una coppia lui e lei che si classifica al secondo posto nel campionato italiano. Valeria Terravecchia, questa bellissima esperienza sfumata proprio in dirittura d'arrivo con un ultimo tiro non propriamente azzeccato anche da parte tua. Beh sì, a questo gioco è normale, ci sta. Siamo comunque soddisfatti per la prestazione, noi ne veniamo dalle buche e quindi su questi biliardi siamo veramente soddisfatti lo stesso perché ce la siamo giocata fino alla fine contro degli avversari comunque tosti. Bene, è fallita per un non nulla la vittoria, però una grande prestazione fino alla finale. Marco Minato, dico bene, sempre anche lui di Genova, questa esperienza sfumata alla fine con due campioni, questi sono abituati a vincere, Galluzzi e Versani hanno vinto più volte l'italiano, però vi ha comunque gratificato di una giornata sportiva che a parte la delusione della sconfitta credo sia un bel ricordo. Ma assolutamente sì, anche perché noi abbiamo praticamente 0 ore di allenamento su questi biliardi, giochiamo solo sulle buche, per cui parte come un divertimento e insomma siamo arrivati fin qua, è stata comunque una bella giornata, peccato che è finita così, però succede, ci sta, fa parte dello sport, va bene così. Ecco, questo biliardo che sembra che non conoscete granché, che impressione oltre a quella della difficoltà di affrontare uno strumento di gioco diverso, cosa vi ha lasciato? È divertente, è diverso, è un gioco più d'attacco rispetto alle buche e le partite non sono mai finite, noi infatti eravamo indietro 45 punti e siamo arrivati lì e ti dà possibilità di recuperare diversamente dalle buche dove è un gioco più, diciamo un po' tra virgolette antico, dove se tu sei indietro di tanti punti la partita non la prendi più assolutamente, qua è diverso, te la puoi giocare diversamente. Ecco, allora vi aspettiamo magari alle prossime iniziative. Molto volentieri ci saremo, grazie. E i campioni italiani online sono Claudia Galluzzi e Valerio Bersani, non nuovi a vincere questo titolo perché l'avevano già vinto un'altra occasione 2 anni fa, ma Claudia Galluzzi la prima impressione è caldo, una partita sembrava finita, poi alla fine qualche rischio c'è stato. Sì, non è mai finito niente, bravissimi i nostri avversari, io purtroppo ho fatto pochi filotti e ha fatto tutto Valerio, va bene così, va bene dai. Allora, Valerio, hai fatto tutto te? Tutto io, nel bene e nel male. Ho fumato all'inizio e poi ho recuperato con dei tiri di rimessa, diciamo che il pallino su, la Claudia Boccia, è il mio gioco perché io amo tirare di rimessa e ho realizzato dei punti. Comunque complimenti agli avversari perché sembrava la partita vinta, invece ci hanno fatto un tiro da 16 e sono andati diciamo in zona che potevano anche chiudere la partita, sono stati bravi, la donna ha fatto un tiro da 16 eccezionale. Bene, al di là di questa vittoria straordinaria che va italiano, oggi è una giornata particolare per te perché con il Liberio Montaletto hai vinto anche la stella dell'Emilia Romagna di Goriziana. Di Goriziana, è stata doppia festa oggi, è una giornata speciale perché vincere due competizioni in un giorno, meglio di così non si può chiedere. Ecco, del fenomeno Liberio vuoi aggiungere qualcos'altro, visto che non possiamo parlare granché, perché dopo ci occuperemo di altre cose in questa puntata. Per il Liberio di... Per il Liberio di Goriziana. Il Liberio di Goriziana abbiamo sofferto tutto quest'anno, non diciamo col risultato delle partite che sembravano vinte, le abbiamo perse, però alla fine ci ha ripagato tutto quello che abbiamo lasciato in giro durante l'anno, via. E che avete battuto in finale? Abbiamo battuto il Molinella a Bologna. Per 4-2? 4-2, sì. E tu sei stato naturalmente l'artefice del punto decisivo. Io diciamo che ero davanti, la prima l'ho vinta, la seconda ho dovuto lasciare lì perché ero già davanti e ha chiuso De Lorenzi, il capitano del Liberio. Ah, citazione particolare per De Lorenzi, capitano, sì. Giocatore e colui che ha fatto il... Una prestazione ha fatto del Liberio. Bene. Dopo questo spaccato andiamo a vedere la premiazione del campionato lui e lei e poi concentriamoci sul campionato nazionale squadre che è giunto alle semifinali. Yeah.
attesissima semifinale, quella che vede impegnato l'NG Biliardi Stiervia, la squadra detentrice del titolo, contro il Nautico Cattolica, che è dominata la stagione regolare. Qui vi presentiamo protagonisti che disputano la partita di coppia. Marco Merloni, che ha appena giocato quest'ultimo tiro, gioca assieme ad Alessandro Raggi. Gli avversari sono Alex Galli e Marco Morri. Le squadre hanno la divisa praticamente identica, si distinguono solo dalla differenza dello sponsor. Come vedete, il Nautica Cattolica qui inquadrato Alex Galli, che con questo tiro cerca l'otto di colore, ma dovrà ancora lavorare un po', forse addirittura rinunciarci per non rischiare di lasciare il punto agli avversari. Sono due coppie inedite. Durante la regular season hanno giocato Alex Galli con Carlo Ugolini, laureandosi anche coppia migliore del campionato, mentre Alessandro Raggi prevalentemente ha giocato da individualista. Seguiamo la bocciata di Marco Morri. Siamo ancora nella fase iniziale della partita, conducono 10-2 i giocatori del Nautica Cattolica. Seguiamo anche questo ulteriore tiro a disposizione di Marco Morri, che come vedete va a segno con un bel colpo da 10 punti, 20-2 per la coppia del Nautico. La partita sicuramente più attesa di questo scontro è quella che vedi di fronte. Daniele Ricci, che come vedete ha giocato una costa due sponde contro Yuri Minocchi. Perché la più attesa? Perché Daniele Ricci è stato il primo attore della regular season dei Master Boccette e Yuri Minocchi è stato un grande protagonista, perdendo la finale per il titolo da Angelo Corbetta. Credo che dovremmo aggiungere anche che è una partita attesissima, soprattutto per la rivalità che c'è fra i due e per il fatto che dalla prossima stagione giocheranno comunque assieme nella squadra del Buscecchio Forlì. In questo momento conduce Minocchi 31-18. Ricci ha una boccetta importante per guadagnarsi l'opportunità di andare alla bocciata. Eccolo il tiro di Ricci, che gioca una sterzata di precisione per appoggiarsi sul pallino o a sponda gli può far gioco. Ecco la giocata di Ricci, che però non è precisa, rimane corta e quindi boccia di nuovo Minocchi. La bocciata di Minocchi. Due punti ci sono già. E il pallino poi evita di abbattere il filotto. Minocchi 35, Ricci 18. Enrico Rosa difende i colori di Cervia per la prima volta, in precedenza giocava proprio con Nautica Cattolica, per lui una partita che vale doppio. Ci deve confrontare con Carlo Sandrini, che invece è un giocatore nuovo di questa stagione per il Nautica Cattolica. Una partita che per il momento vede avanti Sandrini 27-8, qui sul campo c'è anche un ulteriore vantaggio di due boccette per il giocatore del Nautica Cattolica, che come vedete ci presenta un tiro a due sponde per cercare di mandarla propria in prossimità del pallino. Il tiro riesce al giocatore del Nautica Cattolica. Ecco inquadrato Enrico Rosa, che prova a giocarsi una sterzata per spostare il pallino di quel tanto che può avvicinarlo alle bianche. Anche per Rosa un'ottima giocata. Marco Mazzarini, bocciato da due punti, giocatore del Nautica Cattolica, conduce 30-0 nei confronti di Lorenzo Turroni, giocatore del NG Biliardi Cervia. Ricordiamo la particolarità, questa è una semifinale in cui al Nautica Cattolica basta anche il pareggio per guadagnarsi il diritto alla partita decisiva per il titolo. E nella regular season il Nautica Cattolica ha dominato arrivando al primo posto, mentre Cervia si è classificato al quarto, e questa è la ragione per cui il pareggio favorisce Cattolica. Quindi per Cervia è importantissimo vincere per passare il turno. Cattolica naturalmente ha un vantaggio non indifferente, quello di poter contare sul pari. Nell'altra semifinale si trovano di fronte la seconda classificata regular season Macerata contro la terza, che è Ravenna. In questo incontro particolare vediamo impegnati Roberto Pinotti, qui inquadrato, gioca assieme a Mirko Cillani per la squadra di Macerata.
Ecco il tiro di Roberto Pinotti che va a cercare di prendere il punto ma non ci riesce, quindi la bocciata alla squadra di Ravenna, in cui vedremo impegnato Luca Alpi, che in questo campionato non è stato molto impiegato, ma in questa partita di finale disputa l'incontro di coppia assieme a Massimo Cicari. Seguiamo la bocciata di Luca Alpi. Al momento la coppia ravennate conduce 17-2. Anche in questo caso la squadra di Macerata ha l'opportunità di passare il turno anche con il semplice risultato di parità. Nel frattempo Luca Alpi fa solo due punti e passa in mezzo. Un grande protagonista del mese di biliardo di Cervia, Maurizio Zoffoli, celebrato anche per un tiro sensazionale che aveva dato l'opportunità all'Arci Mandriole di vincere un incontro delicatissimo dei quarti di finale contro il Perlaverde Riccione, e quest'oggi si trova a difendere quello della squadra di Ravenna e si deve confrontare con il giocatore qui inquadrato, Pier Paolo Cardinali, il capitano della squadra di Macerata. Siamo ancora ad una fase interlocutoria. Conduce Zoffoli 19-16. Dopo questa bellissima giocata di Cardinali vediamo la risposta del giocatore di Ravenna, Maurizio Zoffoli. Ecco il tiro di Maurizio Zoffoli, due sponde, come tocca il pallino, scivola troppo sulla rossa e lascia il punto al bianco. La bocciata di Cardinali. Con questi 10 punti il giocatore di Macerata passa a condurre 28-19. Valentino Cristofori difende i colori di Ravenna contro Giampaolo Gardini. Questa giocata sul pallino appena sopra il castello non è sicuramente una buona esecuzione. Ci sono 4 punti persi. Gardini 28, Cristofori 29. Ci riprova Cristofori, sempre in esecuzione sul pallino. In questo caso il giochino non riesce perché il pallino passa in mezzo, non abbatte Birilli e soprattutto per Cristofori non c'è neanche l'accosto. Situazione delicata per il giocatore di Ravenna. Gardini con le prossime boccette può sicuramente ottenere un ottimo risultato. Con l'ultima Valentino Cristofori cerca un'impresona, a giocare una tre sponde. Ottima giocata, arriva solo il rosso e questo, anzi c'è anche il bianco che è caduto, quindi 12 punti guadagnati con un tiro sensazionale di Valentino Cristofori, che quindi si porta a 41 contro i 28 di Gardini. Si è cavato d'impiccio da una situazione pericolosissima il giocatore di Ravenna. Adesso vediamo cosa combina il giocatore di Macerata, Gardini, con le proprie due boccette finali. La giocata di Giampaolo Gardini, tentativo di appoggiarsi sul pallino per fare il rosso. Il rosso cade e quindi ci sono per Gardini 16 punti. L'accosto guadagnato, una giocata di precisione eccezionale che consegna a Gardini l'opportunità di allungare e portarsi sul 44-41. Con l'ultima può incrementare il vantaggio perché sull'accosto siamo già col bianco che è privilegiato. Con questo appoggio, come vedete, Gardini si appoggia sulla propria boccetta, rimangono come minimo 3 punti per il giocatore del Macerata, che quindi avrà anche la bocciata a disposizione. Paolo Gardini, ottima esecuzione, altri 10 punti guadagnati di bocciata. Gardini 59, Cristofori 59-2-61, con questo end plane di Gardini che stacca Cristofori 61-41. E questo è Giuseppe Perucchetti, sempre della squadra di Ravenna. Va ad ottenere 4 punti e sorpassa Angelo Corbetta. Dopo un lungo inseguimento aveva guadagnato un grande vantaggio Corbetta nelle fasi iniziali, adesso è passato avanti
Giuseppe Perucchetti 58-57, il campione italiano della categoria Master Angelo Corbetta negli ultimi frangenti ha lasciato un po' a desiderare, dando spazio a questo recupero di Perucchetti. Ricordiamolo, semifinale Macerata-Ravenna, a Macerata basta il pari per passare il turno. Sono quattro partite in contemporanea che si stanno giocando per decidere le due squadre che andranno a disputarsi la finalissima per il titolo italiano, che è la nazionale a squadre. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Distributore Bayfin, Forlì, via del Partigiano 12. Gommista, Tagliandi, Elettrauto, nuovo autolavaggio. Responsabile Danilo Cortecchia, telefono 333 83 2302. Fischio d'inizio per la nuova stagione, che passa prima da Sport Center. Sì, prima che in campo o in palestra, passa da Sport Center. Trovi i migliori marchi per lo sport e il tempo libero, fra cui Adidas, Puma, Nike, Lotto, Sport Center e anche forniture personalizzate a società sportive e rivenditore delle divise ufficiali Cesena Calcio. A Pieve Sestina in via Ricasoli 43. Prima che in campo, la nuova stagione passa da qui. Candelare! Ma cosa fai qui a Montalegre? Come cosa faccio qui? Io abito al Bar Sport. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria e lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervi, a Ravenna, telefono 0544 96 50 25. E la finale per il tricolore a squadre parte con questa bocciata di Fabio Turchi, con cui il giocatore di Macerata ottiene 10 punti. Gli avversari sono Carlo Ugolini e Alex Galli. Questo invece è il tiro di bocciata di Paolo Cardinali, che dovrà vedersela contro Daniele Ricci. Alex Galli e Carlo Ugolini sono stati la miglior coppia nella regular season e ora si ripresentano in campo per la partita che vale il titolo nazionale. Qui inquadrato invece Roberto Pinotti, che ha giocato questo campionato principalmente in coppia con Mirko Cillani e chiamato invece in questa finale in coppia con Fabio Turchi. A due sponde di Daniele Ricci, che va a realizzare tre punti di colore. Debut di bocciata per Alex Galli, che tiene 10 punti. C'è già il sorpasso dopo queste battute iniziali
13 a 10 per la coppia del Nato e Cattolica. E ora boccia Daniele Ricci, filotto per il giocatore della squadra di Cattolica. 11 Ricci, 0 Cardinali. Splendida giocata di Daniele Ricci, che riesce nell'intento di prendere il punto, ma ora non ne ha più. E per Paolo Cardinali l'occasione di rimediare i primi punti, che comunque non arrivano subito con questa giocata. Anzi, poi arriva, perché il punto è bianco dopo questo tiro un po' bilenco. Tre punti per Paolo Cardinali dopo questa bella giocatina a costo. Sono i primi tre per i giocatori della Macerata. Cardinali che ora va a segno di bocciata con un realizzo da due punti. 5 Cardinali, 11 Ricci. Attenzione per Fabio Turchi, l'occasionissima di bocciare dopo 8 di colore, non va. Il tiro di bocciata di Fabio Turchi. 18 Turchi Pinotti, 13 Galli Ugolini. Ricci ha allungato in precedenza un ottimo tiro di calcio da 12 punti e allungo 23 a 9, e ora sul campo anche predominio per quanto riguarda l'accosto. L'ultima di Cardinale cerca di mettere una pezza. Ricci si aggiudica la costa e boccia sul 25-9. A segno Daniele Ricci, secondo filotto consecutivo, anzi stavolta ne arrivano 10. Il giocatore del Nautica conduce 35-9 nei confronti di Paolo Cardinali. Va alla tre sponde Daniele Ricci. Stavolta commette una banalità, perché va sotto di tre boccette. Con l'ultima passa il pallino, ma praticamente è come se avesse consegnato 8 di colore al suo avversario. Cardinali che deve spostare di un non nulla quel pallino per farne 8, ce la fa già con questa giocata. Galli a segno, siamo su 18 pari, Galli ne fa 2, 20 a 18. Cardinali invece, come vedete, ne fa molto di più, 10, e si porta quindi sul 27, Riccine a 35. Cardinali, attenzione, il tentativo era bellicoso. Un risultato buono c'è, il pallino si allontana dall'unica rossa sul campo. Grande giocata di Ricci, che riesce a fare già tre punti di accosto e si posiziona anche la boccetta dell'avversario per un calcio invitante. Ecco il tiro di Ricci, niente da fare. 38 e bocciata a disposizione per Daniele Ricci, 27 Cardinali. Daniele Ricci per la terza volta consecutiva va a segno, stavolta di punti ne arrivano 4. 42 a 27 il punteggio. L'ultima di Roberto Pinotti. È delle migliori, bocciano di nuovi Galli e Ugolini e siamo sul 23 a 18 per Galli, il terzo pallino da due punti, la bocciata di Alex Galli. 25 a 18 Cardinali, una volta ne fa due, rimane staccato di 10 punti rispetto a Daniele Ricci, 42 a 32.
boccia per la quarta volta Alex Galli e stavolta fa male, perché con questo tiro da 10 punti la Coppa dei Nati Cattolica si porta a 38 e stacca gli avversari che ne hanno 18. Ricordiamolo, il parziale precedente era 18-13 per la coppia della Macerata, che ora si trova sotto di 20. Errore in accosto di Daniele Ricci, che lascia il quinto pallino a Paolo Cardinali e l'opportunità del sorpasso. Attenzione, Cardinali, due punti, e questo è il 10 appunto del sorpasso. Con questo realizzo Cardinali ne ha 44, due punti in più di Ricci, che ne ha 42. Fabio Turchi in azione, due punti di bocciata per Turchi, 22-38 il punteggio. Qui siamo sul 46 pari, boccia di nuovo Cardinali, che ne fa altri 10, secondo 10 consecutivo per Cardinali, che stacca Ricci 56-46. Fabio Turchi, secondo pallino consecutivo guadagnato, e stavolta con questi 10 punti la coppia dei Macerata si riporta sotto 34-38 il punteggio. Paolo Cardinali ha l'occasione di guadagnare l'ennesimo pallino. La sbaglia, Ricci si trova a disposizione un pallino dopo una astinenza prolungata, e la possibilità di ritornare in avanti è servita su un piatto d'argento dall'errore di Paolo Cardinali. Vediamo se Ricci la sfrutta. Quattro punti per Ricci ci sono. Non bastano per raggiungere Cardinali, che rimane avanti 56-52. Errore in accosto, 4 consecutivi, incredibile quello che succede al Nauti Cattolica, che qui conduceva con ampio margine, adesso praticamente si trova sotto, perché per la coppia Pinotti-Turchi i 5 punti di colore sono una formalità e il sorpasso sarebbe già ottenuto da questo risultato più la bocciata successiva. E Fabio Turchi gioca appunto per i 5 di colore e la bocciata sarà sul 39-38. Ricci in difficoltà in nascosto, va all'attacco, va molto meglio la situazione, finisce le boccette. E Turchi mette segno il secondo 10 consecutivo, e quindi oltre al sorpasso c'è anche l'allungo, 49-38 per Turchi Pinotti. Attenzione, bruttissima giocata di Paolo Cardinali, che consegna 4 punti gratuiti al suo avversario e vanifica un'occasione d'oro. Adesso deve accontentarsi della corta semplice e la bocciata con 2 punti di vantaggio, 58-56. Paglia poi la bocciata Paolo Cardinali. Arrivano 2 punti per Cardinali dopo questo tiro alquanto fortunoso, e quindi siamo sul 60-56. Ricci, colpo di calcio con 0 birilli abbattuti, il pallino ha saltato i birilli, la boccetta rossa altrettanto, un tiro alquanto, diciamo, imprevedibile, che consegna a Ricci la boccetta di ritardo e rimane sotto di 4 il giocatore del Nauti Cattolica. Pinotti con l'ultima va a conquistare l'ennesimo pallino, e per Macerata le cose si mettono bene, perché adesso continua a guidare la partita con la bocciata a disposizione sul 52-38.
e Turchi, come vedete, va a segno con un altro 10. 62 a 38, che metamorfosi ragazzi, stava 38 a 18 per Galli Ugolini e adesso si è ribaltato tutto. Punti persi per Daniele Ricci e per Cattolica, piove a dirotto, 4 punti persi che vanno a Cardinali che conduce 68 a 56. Ricci va all'ultimo tiro con un giro sul castello, ne fa 2, ma ha annullato il tiro perché ha toccato una boccetta, quindi questo tiro non vale, sono 2 punti che vanno a Cardinali e Cardinali ha anche la possibilità di fare il tiro successivo con l'accosto già certo. Il tiro di Paolo Cardinali, attenzione, cercava un qualcosa di straordinario, il colore che era un po' improponibile, ma alla fine gli arriva la bocciata sul 72-56. Ricci solo 4 pallini guadagnati contro gli 8 di Cardinali. Dopo un inizio promettente Ricci si è perso e non tiene più l'accosto. Cardinali ne approfitta e con questi 10 punti si porta sull'82 a 56. L'ultima di Roberto Pinotti. Riesce nell'intento di prendere il punto per la settima volta. 7-4 i pallini, ma questo è un pallino che vale molto perché viene dopo una sequenza di 3 consecutivi e boccia sul 64 Fabio Turchi. Turchi che ora ne fa altri 6. 70 a 38 per Turchi Pinotti nei confronti di Ugolini Galli, che ricordano ancora una volta conducevano 38 a 18 e ora hanno preso praticamente 52 punti a 0. Cardinali paglia tutto, in questo caso si deve accontentare della bocciata sull'88 a 56. Cardinali sbaglia la bocciata, la seconda delle 9 effettuate sull'88 a 56. Finalmente una giocata in accosto decente anche per Ugolini e Galli, che hanno attraversato un periodo negativissimo in questo fondamentale. Ora le tre rosse in prossimità del pallino lanciano qualche segnale di svolta a questa situazione. Pinotti con l'ultima deve posizionarsi bene e ci prova con questa tre sponde ad avvicinarsi al pallino. Ottima giocata di Pinotti che sicuramente mette un po' in discussione il realizzo in accosto degli avversari. Eccolo Galli in azione, gioca per l'accosto e l'accosto arriva. Galli tiro a forza ridotta per tenere il pallino alla parte alta, ottima esecuzione, 8 punti, 48 a 70 il punteggio. Ricci, 2 punti di prima passata e poi arriva anche l'8 e con questi 10 Ricci si porta sul 69 a 88. Ricci va alla tre sponde, ne fa altri 4 e si porta sul 73 a 88. Boccetta di ritardo, Ricci ha dato qualche segnale di risveglio dopo un lungo periodo di torpore.
Ugolini va all'attacco a tre sponde. Attenzione, rischiosissimo tiro di Carlo Golini che se toccava la bianca combinava la disfatta. Adesso non è messo benissimo comunque, perché con l'ultima va di nuovo all'attacco, ma gli avversari poi giocheranno le prossime due. Ugolini alza il pallino, ma attenzione, la rossa va sul castello, ne lascia 8 ed è partita. Con questi 8 punti persi da Ugolini, i due di Acosto vincono 80-48, Pinotti Turchi nei confronti di Galli Ugolini, ed il primo punto per Macerata arriva da questa vittoria di coppia. Cardinali, attenzione, giocata a tre sponde in appoggio sulla rossa, che ne fa 4, si porta quindi a 92. Cardinali, che ha cercato il coprisultore con il 12, avrebbe chiuso la partita. Consegna Ricci una situazione non facile, perché sul 73 Ricci ha solo l'ultima da giocare, deve prendere il punto e fare anche il realizzo per portarsi in odore di partita. Se sbaglia è fritto. Ricci va al tiro sotto calcio, sbaglia tutto. Attenzione, lascia il pallino a Cardinali che boccia per la decima volta, e questo è un pallino che può essere risolutivo perché viene bocciato sul 97-73. Cardinali chiude e porta la squadra di Macerata sul 2-0 alla fine del primo tempo. Ancora tre partite per decidere chi vince il tricolore, ma Cattolica a questo punto deve vincere tutte e tre se vuole ribaltare questa situazione che la vede sotto 2-0 alla fine del primo tempo. Il secondo tempo inizia con la bocciata di Paolo Gardini, 0 punti, dovrà affrontare Carlo Sandrini. E questo è il primo tiro di bocciata invece di Angelo Corbetta, che ne fa 12, suo avversario Marco Morri. E questo è Germano Fabrizi, che parte col piede giusto, anche per lui 10 punti. L'avversario è, anzi 12 punti anche per Germano Fabrizi, l'avversario è Marco Mazzarini. L'attacco di Corbetta di calcio, altri 8 punti guadagnati, 20-4 per Corbetta. Primi punti di Sandrini, 4 di bocciata e 2 d'accosto, 6-0. Mazzarini dopo il colore, attenzione, va alla bocciata, ne fa 2 di prima passata e poi c'è il rientro mancato di un soffio. Mazzarini 10, Fabrizi 12. Il calcio di Marco Morri, che poteva fare anche Birilli, invece comunque ne fa 8 di colore e boccia sul 12-20. Morri a segno di bocciata, filotto per il 20 pari. Germano Fabrizi cerca di ribattere subito all'8 di colore preso la giornata scorsa, ma con questa giocata si complica alquanto questo realizzo. Fabrizi si avvia ad ottenerne 5 e invece, come vedete, la bianca rimane corta, sono solo 3 e boccio sul 15-2. Fabrizi, altri 8 punti di bocciata, 23-10 per Germano Fabrizi. Attenzione, Corbetta manca di un inizio il realizzo di questo calcio a due sponde, ma comunque lo vedremo alla bocciata. Angelo Corbetta sul 30-20. Due punti per Angelo Corbetta, 32-20 per lui nei confronti di Marco Morri. E Marco Mazzarini si avvia ad ottenere per la seconda volta consecutiva 8 di colore. Basta un piccolo tocco su quel pallino vicino sponda
e i giochi sono fatti. Il pallino invece non si muove, ma sono 8 lo stesso e la bocciata è su 18-23 in mano a Marco Mazzarini. A segno anche di bocciata Mazzarini, sorpasso 28-23 per il giocatore del Nautico Cattolica. Morri, gran colpo di bocciata per Marco Morri, arrivano a 4 punti, si avvicina a Morri 26, Corbetta 32. Ricordiamo lo secondo tempo della finale del campionato nazionale squadre fra Macerata e Nautica Cattolica. Macerata conduce 2-0 nel primo tempo, vittorie della coppia Turchi Pinotti e di Paolo Cardinali. Gardini, attenzione, ha la tre sponde sul pallino. Gardini è sotto di 5 punti, 12-17. Ora si allunga la distanza, perché questi 4 punti sono persi e vanno a Sandrini, che quindi si porta sul 21-12. Sandrini, calcio, esecuzione da 4 punti, Sandrini 25, Gardini 12. Gardini non va neanche questo tentativo, consegna a Sandrini l'occasione di un allungo per la bocciata sul 27-12. Sandrini si guadagna l'8 di colore dopo questo errore di Gardini e boccia sul 33-12. E ora ne fa altri 8 Carlo Sandrini e quindi conduce 41-12. Corbetta con questo 8 si porta sul 42. Angelo Corbetta, 42 Corbetta, 26 Morri. Fabrizi passa a condurre con i due di accosto a 4 di rimessa e questa bocciata 2 ora ne ha 31-28. Morri deve recuperare 16 punti, con questo tiro ne porta a casa nessuno, passi in mezzo, grande esecuzione di Morri senza risultato sul campo. Ora Corbetta ci prova con la tre sponde e guadagna altri 4 punti, ha già fatto 20 punti di rimessa Angelo Corbetta, sono quelli che si trova in più nella classifica, 46-26 in effetti il punteggio. Attacco di Marco Morri, niente da fare per Marco Morri che lascia già l'accosto Angelo Corbetta, che ha 20 punti di vantaggio e qui una grande occasione per spiccare il volo verso lo scudetto. Macerata conduce 2-0 e ha un Corbetta sul campo che ora si accinge a un tiro lunga corta. Per mandare la rossa sul castello, attenzione, Corbetta tocca la rossa, ma come vedete la boccetta si appoggia sul birillo e non lo batte. Corbetta boccia sul 48-26. E ora Corbetta ne fa altri 4. Sei totali. Corbetta 56-26, boccia di nuovo Fabrizi, ma con questo rimpallo non guadagna margine, 8 di colore guadagnati in precedenza sulla propria bocciata, quindi Mazzarini ha sbagliato tutto in accosto. Fabrizi conduce 39-28.
Corvetta la trasponde. Attenzione, perché Corvetta mette segno anche questa, ne fa altri 12 e adesso ne ha 66 contro i 26 di Marco Morri. Punti persi per Germano Fabrizi. Mazzarini 32, Fabrizi 39. Attacco di Fabrizi, 12 punti, 51-32 per Fabrizi nei confronti di Mazzarini. Marco Mazzarini risponde sul pallino. Grande giocata di Marco Mazzarini che fa solo il rosso. Grande recupero di Mazzarini che si porta sul 48-51. Morri, attenzione, una giocata fortunosissima che gli dà 12 punti di rimessa e si porta ora sul 38, giocatore dell'Alti Cattolica. Attenzione, Mazzarini si gioca il sottocalcio. Splendida giocata di Marco Mazzarini che ne fa 16 più l'accosto da 3 e sorpassa di nuovo Fabrizi perché ora boccia sul 67-59. Una splendida performance di Mazzarini che aveva fatto un 16 anche in precedenza. Finora ha giocato Malucci in accosto, ma con questa ultima giocata si guadagna il diritto alla bocciata per la terza volta. E mette segno pure la bocciata, 2 punti ci sono già. E questo rientro premia il giocatore del Nautica Cattolica di un 10 totale, 77-59 per Mazzarini. Morri, 10 punti, 50 Morri, 66 Corbetta. Sandrini nel frattempo mette a segno l'ennesimo tiro di bocciata, 10 punti per Carlo Sandrini, 57 Sandrini, 30 Gardini. Morri, attenzione, risponde. Bruttissima giocata di Marco Morri che praticamente lascia la partita. Questi sono 16 punti pesantissimi. Corbetta si porta sul 82-50 quando stava per pregustare il recupero. Morri commette questa banalità, ora ci riprova Morri. Stavolta va molto meglio, ne fa 4 e quindi ora ne ha 54 ma senza boccette e con un Corbetta che ne ha 82. I presagi non sono dei migliori per un Macerata che conduce 2-0 e quindi la eventuale affermazione di Corbetta varrebbe il 3-0 ed il tricolore. Corbetta che ora si accinge a un tentativo per fare il colore, abbassa un po' troppo quel pallino per il momento. Sono 3 sul campo i punti. Fabrizi 4 punti. Fabrizi anzi 12. 75 Fabrizi, 77 Mazzarini. Questa è una bocciata molto importante perché Corbetta dopo i 5 di colore ci presenta anche una bocciata da 8 punti e si porta sul 95-54 ad appena 5 punti dalla vittoria. Marco Morri va subito all'attacco, attenzione, il minimo errore è definita. Con questa giocata Morri ne ottiene 8 e si porta a 62. È una situazione però difficilissima perché Corbetta ne ha 95 ed ha il traguardo ad appena 5 punti. Sembra il giocatore di Macerata intenzionato a cercare subito la chiusura con questa trasponde. Deve cercare di mandare quella rossa sul castello come tocca. È partita e sì, Corbetta chiude con un 16, il rosso della vittoria. Corbetta batte Morri 111-62 e sul 3-0
vince Macerata nei confronti di Nauti Cattolica, il tricolore del campionato nazionale a squadre. Dicono che il primo amore non si scorda mai, ma per Paolo Cardinali credo anche il primo scudetto sarà indimenticabile. Hai dovuto penare tanto, ma questo Macerata questa volta ce l'ha fatta. Dopo tante occasioni mancate all'ultimo istante, stavolta la soddisfazione è grande. Dopo 7 anni finalmente ce l'abbiamo fatta. Ringrazio tutti quanti i miei compagni di squadra, ringrazio Angelo che questa sera ci ha dato veramente una grande mano. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato fiducia fino alla fine. Penso che siamo arrivati al punto di averci meritato questo scudetto, che per me è la prima volta. E, sai, mancherebbe solo lacrimuccia, dai. Non sei più un bambino, ma la lacrima dello scudetto forse te la ricorderai anche quella. La lacrimuccia c'è stata prima e quindi va bene, è andata tutto bene. Grazie a tutti e al prossimo anno ricominceremo a combattere queste battaglie. Via. Complimenti a Macerata, complimenti a Paolo Cardinali che sogna, diciamo, il raggiungimento del risultato di una carriera che è arrivata quest'oggi al termine di una cavalcata anche complicata, partendo forse con gli sfavori del pronostico, riusciti a sovvertire tutto quanto superando in Nauti Cattolica, e lui soprattutto ha battuto il campione del momento Daniele Ricci. Una giornata veramente focosa, incandescente e anche molto lunga qui il mese del biliardo, che oltre al campionato nazionale squadre ha avuto anche altre due manifestazioni importantissime. Nel campionato romano di Serie B, affermazione della squadra del Lucchi Bar di Spilamberto, e qui siamo un po' espatriati dalla Romagna, siamo andati in Emilia, che hanno battuto in finale l'MCL Medicina. Mentre nel campionato romagnolo di Serie 2 sfida tutta forlivese, o perlomeno cesenate, perché ha vinto il 7 Crociari Cesena che ha battuto il Villa Marina di Cesenatico. E amici telespettatori, non perdete quindi l'ultima puntata del Pallino Blu, sempre qui dal palazzetto dello sport di Cervia, per la finale della Stella di Romagna. Un caro saluto, Stefania Ceccarelli e Loris De Cesari. Vieni a trovarci a Mendola o visita il sito famobatterie.it per scoprire tutte le novità e i punti vendita. Famo Batterie Mendola. Accumulatori dalla bici elettrica all'astronave. Questo programma è offerto da NG Biliardi.